Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar di oggi. Il webinar è dedicato all'analisi delle principali novità contenute nel recentissimo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri ad un anno di distanza dal decreto legislativo 50-2016. Vi chiedo intanto un primo feedback audio-video, segnalate utilizzando le nostre chat eventuali problemi tecnici, provvederemo a rispondervi utilizzando la chat privata. Allo stesso modo potete utilizzare la chat per inviare quesiti ai nostri relatori. Come di consueto, lasceremo una piccola parte nel finale per rispondere ai vostri quesiti. Oggi interviene la dottoressa Stefania Dota, vice segretaria dell'ANCI. Con noi anche il dottor Claudio Luci, esperto in materia di appalti, e la dottoressa Maria Teresa Massi, funzionaria del comune di San Benedetto del Tronto. Allora, io non rubo altro tempo, più avanti vi invieremo nella nostra chat il link per poter scaricare da domani la registrazione e le slide. Quindi io non rubo altro tempo, passo la parola alla dottoressa Dota e auguro a tutti i partecipanti un buon webinar. Prego, dottoressa, lei la parola. Sì, buongiorno a tutti, vi porto naturalmente i saluti istituzionali dell'ANCI, del segretario generale dell'associazione. Appunto, io sono Stefania Dota, sono il vice segretario generale dell'ANCI e ho diciamo, una competenza diretta in materia di appalti pubblici. Ho quindi seguito per conto dell'associazione il complesso e complicato lavoro sul correttivo, sul primo correttivo del codice appalti. Colgo l'occasione per ringraziare anche pubblicamente tutto il gruppo di lavoro, i tecnici che hanno supportato dal punto di vista scientifico l'elaborazione degli emendamenti e del complesso lavoro appunto istruttorio che diciamo, prima presentato l'ANCI in sede di cabina di regia del codice appalti e poi in consiglio nazionale nel comitato direttivo dove appunto anche in sede politica c'è stata una condivisione delle proposte di emendamenti che in conferenza unificata sono stati poi presentati in sede tecnica e adesso diciamo rispetto a quanto siamo riusciti ad ottenere vi faccio una panoramica molto veloce perché la mia è una semplice introduzione, poi passo la parola appunto alla dottoressa Massi e al dottor Lucidi per approfondire le singole tematiche. Quali sono state le richieste dell'ANCI all'indomani del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo codice? In particolare attraverso appunto una ricognizione delle prime difficoltà operative ci siamo confrontati con il governo e chiesto in particolare di intervenire su una maggiore semplificazione delle procedure, in particolare per quel che riguarda il sottosoglia, in particolare per quel che riguarda anche i livelli di progettazione. Che cosa siamo riusciti ad ottenere per sommi capi di importante? Poi, ripeto, passo la parola a chi entrerà in linea verticale e approfondirà i singoli contenuti di questo che semplicemente vi accenno. Tra le definizioni, importante la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. È stata una specifica richiesta dell'associazione e siamo riusciti ad ottenerla. Quanto impatta, diciamo, voi che siete dei tecnici, lo capite da soli. Abbiamo insistito e siamo riusciti ad ottenere all'interno dell'articolo 3 le definizioni di manutenzione, a distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Sulla semplificazione dei livelli di progettazione, l'articolo 23 del correttivo, cioè l'articolo 23 del codice modificato dal correttivo che entrerà in vigore il 20 maggio, che cosa fa? Individua diciamo, una definizione successiva
fatta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, individua un livello di semplificazione progettuale soltanto per la manutenzione ordinaria. Questo articolo vi prego di collegarlo alla fase transitoria, cioè al nuovo articolo 216, per come rinovellato dal correttivo che appunto entrerà in vigore il 20 maggio del 2017, e che in sostanza accoglie una sollecitazione proprio dell'ANCE nazionale di definire per appunto gli interventi, le opere di manutenzione ordinaria, un livello di progettazione semplificata rispetto alla progettazione esecutiva, perché voi sapete che l'ostacolo era l'articolo 59, comma 1 del codice, che prevedeva appunto come unico livello di progettazione per qualsiasi tipo di appalto, appunto la progettazione esecutiva. La fase transitoria è molto importante perché, per l'appunto, fin tanto che, dice il nuovo articolo 216,4, fin tanto che non entrerà in vigore questo decreto, di cui appunto al comma 3 bis dell'articolo 23, i comuni avranno la possibilità di andare in gara per le manutenzioni ordinarie, non più con il progetto esecutivo, ma con un, passatemi il termine, progetto definitivo, tra virgolette, semplificato. Tutto ciò però è limitato alle manutenzioni di importo non superiore a 2 milioni e mezzo di euro. In realtà la richiesta dell'ANCI non prevedeva una soglia. Per chi di voi ha avuto la curiosità di seguire i lavori in Parlamento del decreto, questa è stata una osservazione accolta dal governo, delle commissioni parlamentari, che hanno chiesto di limitare questa semplificazione ad importi di appalti pari appunto a 2 milioni e mezzo. Quindi è stata accolta la nostra sollecitazione, il nostro emendamento, ma è stata ridotta la soglia, e quindi non per tutte le manutenzioni, ma soltanto di importo pari e non superiore a 2 milioni e mezzo. Sull'articolo 24, altra nostra richiesta, siamo riusciti ad eliminare dalla prima versione del correttivo per i tecnici, quindi per la progettazione interna, come ulteriore requisito rispetto all'abilitazione, anche l'iscrizione all'albo, con conseguenze immaginate per i piccoli comuni, di impatto economico-finanziario notevole, perché l'iscrizione all'albo naturalmente sarebbe stata a carico dei comuni e non dei dipendenti, e quindi ci sarebbero stati sicuramente problemi enormi, e a quel punto non credo che ci sarebbero stati spazi all'interno dei piccoli comuni più per una progettazione interna. Quindi il governo, anche perché glielo ha sottolineato il Consiglio di Stato nel suo parere, ha accolto la nostra proposta emendativa, e quindi si è ritornati al testo originario, che prevede per l'appunto unicamente l'abilitazione per i progettisti interni. Sull'articolo 27, ulteriore semplificazione e ulteriore sollecitazione, suggerimento, proposta emendativa dell'Associazione, quella di considerare per gli appalti poi ritirati o annullati, comunque validi fino a 5 anni, pareri, autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta, comunque nei casi in cui non siano modificate le previsioni urbanistiche dell'ente locale, e semplificazione nella semplificazione, perché si tratta, per passare nel termine, di contratti sotto soglia, quindi di importi minimali. È stato accolto un emendamento che, per la verità, abbiamo congiuntamente presentato insieme alle regioni, di semplificare appunto per gli appalti fino a 40.000 euro le procedure, prevedendo non più l'obbligo di motivazione per questi affidamenti, che possono essere diretti e
non più con diciamo, l'obbligo di invito per uno o più operatori, perché appunto la norma corretta dell'articolo 36,1 dice lettera A, dice fino a 40.000 euro senza previa consultazione di uno o più operatori economici. Vi sottolineo che non è che viene meno l'obbligo di motivare l'atto amministrativo, perché c'è stato un po' di confusione a seguito dell'abrogazione di quell'adeguatamente motivato che era nella versione precedente al correttivo. In realtà l'obbligo di motivazione deriva dall'articolo 3 della 241 del 90, quindi è prevista per tutti gli atti amministrativi, quindi non vuol dire che non vada comunque motivato un affidamento diretto, vuol dire semplicemente che la procedura è più veloce, più snella, si può giustificare e motivare un affidamento diretto anche senza una preventiva consultazione di uno o più operatori, quindi va motivato unicamente la scelta dell'operatore a cui si affida direttamente l'appalto. È un'apertura significativa. Già sono arrivati in ANCI nazionale quesiti rispetto al presunto, contrasto della norma rispetto alle linee guida dell'ANAC, ma le linee guida ANAC, che dovranno tener conto della novella e quindi della nuova disposizione che naturalmente prevale rispetto alle linee guida, proprio perché le linee guida erano emanate in base alla precedente disciplina. Se l'ANAC emanerà ulteriori linee guida, non lo sappiamo, però ecco, la disposizione dell'articolo 36,1 è molto chiara. L'articolo 5, vado sempre molto velocemente perché poi entreranno nel dettaglio i colleghi. Appalto integrato, modifica l'articolo 59. Per chi di voi ha avuto sempre la curiosità di seguire un po' l'attività politico-istituzionale dell'associazione, saprà che è stato uno dei cavalli di battaglia, una delle richieste su cui l'associazione ha chiesto dei correttivi, ha segnalato le difficoltà e ha chiesto un'apertura rispetto anche a quello che la direttiva, che il codice degli appalti, il nuovo codice degli appalti, la direttiva europea che il codice degli appalti ha recepito, prevedeva. Ci sembrava eccessivamente restringente la disciplina che vietava tout court l'appalto integrato e appunto non era rispondente alla direttiva europea, per cui c'è stata un'apertura da parte del governo che prevede per l'appalto integrato non soltanto una fase transitoria, e cioè prevede la possibilità di andare in gara con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del codice dei contratti, quindi al 19 aprile 2016, quindi progetti definitivi già approvati al 19 aprile 2016, quindi di andare in gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori con il semplice progetto definitivo, ripeto, approvato però entro la data di entrata in vigore del codice, quindi il 19 aprile 2016, purché il bando sia pubblicato entro 12 mesi, questi però decorrenti dal 20 maggio 2017, cioè dall'entrata in vigore della nuova disposizione. Quindi questa fase transitoria consente sull'appalto integrato di quell'articolo 59 consente di andare in gara per la progettazione, per appaltare appunto progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori. Una ulteriore possibilità di appalto integrato è, ma questo se ricordate era già presente nella Merloni,
di andare in gara per opere diciamo il cui contenuto di carattere innovativo o tecnologico sia nettamente prevalente, dice la norma, rispetto al valore, all'importo dei lavori. Il tutto, e questa è stata un'osservazione accolta dal governo delle commissioni parlamentari, dovrà essere motivato nella determina a contrarre che appunto dà luogo ad un appalto per la progettazione esecutiva di queste opere e l'esecuzione dei lavori. Molto importante l'accoglimento anche dell'estensione anche alle centrali uniche di committenza degli incentivi che sono stati estesi anche a servizi e forniture dal correttivo del codice appalti. Meno diciamo, contenti siamo invece per il mancato accoglimento di un emendamento all'articolo 38 che estendeva, diciamo, la qualificazione di diritto anche alle città metropolitane e invece, mentre diciamo, in un primo momento sembrava essere stato accolto un nostro emendamento che rendeva giustizia, diciamo, di una disparità di trattamento a nostro avviso ingiustificabile, poi si è ritenuto invece il legislatore ha ritenuto di tornare al testo originario e quindi la qualificazione di diritto è solo per i soggetti aggregatori regionali, non per le città metropolitane. Faccio infine una breve illustrazione di quanto da noi richiesto sui servizi sociali, perché è un tema molto sentito, l'ANCI si è spesa tantissimo, veramente tanto rispetto a una modifica della disciplina in materia di appalti dei servizi sociali. Abbiamo anche lì creduto diciamo, di aver credevamo di aver ottenuto un'apertura da parte del governo e quindi la nostra richiesta di escludere dall'obbligo di qualificazione, scusatemi, dall'obbligo di aggregazione e non di qualificazione ai servizi sociali avrebbe aiutato nell'immediato i comuni che avevano incontrato maggiori difficoltà appunto rispetto all'aggregazione su un servizio tipico e legato alla territorialità e alle specificità del territorio, ma non è stato così. Alla fine il nostro emendamento non è stato recepito nel testo definitivo approvato in Consiglio dei Ministri. Vi sottolineo però che comunque la disciplina, al di là della modifica dell'articolo 142, ma ve lo diranno poi appunto gli esperti Claudio Lucidi e Maria Teresa Massi, purtroppo è stato modificato anche l'articolo 35, per cui non c'è più una soglia diciamo, sotto la quale non si applica il codice degli appalti anche ai servizi sociali. E quindi ai servizi sociali, indipendentemente dall'importo, si applica oggi, cioè a partire dal 20 maggio 2017, si applicherà il codice degli appalti to cure. Chiudo con diciamo, un'ulteriore informazione, ringraziandovi per la pazienza di aver ascoltato la mia introduzione. Invitando chiunque di voi non l'avesse ancora fatto, ad iscrivervi ai corsi che l'ANCI sta diciamo, organizzando e che rientrano in un'attività di formazione su cui l'associazione pone insieme a Lupi molta importanza. Un'attività, appunto, sta organizzando un'attività di formazione sul territorio. Quindi saranno regionali e provinciali gli incontri,
anche sul codice degli appalti. Quindi per chi di voi fosse già interessato, c'è una prima programmazione consultabile sul sito dell'ANCI, al link Accademia delle Autonomie. Adesso pubblicheremo un link anche sul sito di IFEL, e quindi questo è un webinar molto molto importante, perché è il primo all'indomani dell'entrata in vigore del codice degli appalti. Però ecco, la rassicurazione che mi sento di dare a nome dell'ANCE nazionale è quella che noi continueremo a fare una ricognizione delle criticità che permangono, nonostante le aperture e l'accoglimento di tante delle nostre richieste di, tra virgolette, di correttivo del codice, e continueremo sostenere, a supportarvi, a darvi delle note di lettura e interpretazioni che speriamo possano agevolarvi nel vostro lavoro quotidiano e individuare per voi quali possono essere anche le soluzioni migliori rispetto alle norme che impattano maggiormente sull'organizzazione dei vostri enti. Io vi ringrazio e passerei la parola ai due esperti, Claudio, Maria Teresa. Proprio velocemente, perché insomma gli argomenti sono tanti, già dal numero di quesiti che stanno pervenendo che insomma le cose da chiarire, le cose da su cui ragionare insieme sono molte, e quindi cerchiamo di essere anche abbastanza brevi, e cercherò di essere abbastanza breve nel raccontare quello che secondo me è rimasto di questo codice. È rimasta l'impalcatura complessiva, cioè gli articoli che in qualche maniera caratterizzano il codice e che sono quelli su cui il Parlamento con la legge delega prima, ma anche il Governo col decreto legislativo, hanno molto insistito, non sono stati in qualche maniera intaccati, ma né poteva essere il contrario, visto che il correttivo doveva aggiustare eventualmente il tiro, ma non poteva modificare, sicuramente non poteva modificare le indicazioni della legge delega. Mi riferisco in modo particolare agli articoli 37 e 38, quelli sull'aggregazione delle stazioni appaltanti, in modo particolare dei comuni non capoluogo, e quella sulla qualificazione. Due articoli che sono stati sfiorati dal decreto correttivo, non a caso, perché si è voluto mantenere questa impostazione di base. Per quanto riguarda invece le modifiche, ora con Maria Teresa sicuramente ci sarà un'illustrazione specifica sugli argomenti anche introdotti dalla dottoressa Doda. Io vorrei dire qualcosa invece partendo verso la fine, perché normalmente quando si fanno queste riunioni si parte sempre all'inizio, a spada tratta, e poi nessuno riesce ad arrivare mai alla fine, che è la parte terza, la parte quarta del codice, che pure hanno una rilevanza non indifferente all'interno delle attività che svolgono le amministrazioni pubbliche. Mi riferisco alle modifiche effettuate sulla materia delle concessioni e sui contratti, e più in generale sui contratti di partenariato pubblico-privato. In maniera telegrafica è stato innalzato il limite del contributo pubblico nelle operazioni di partenariato e di concessione dal 30 al 49%. Quindi quello che si sta prefigurando all'interno, di questo settore specifico è una grossa partecipazione pubblica in contratti che vedono il cofinanziamento privato. Cosa significa questo? Significa che se da una parte si riduce in qualche modo il rischio a carico dei soggetti privati, perché voglio dire, una parte consistente del valore economico ce la mette la pubblica amministrazione, dall'altra però potrebbe consentire, se i contratti venissero stipulati secondo le norme Eurostat, di poter non fare, non consentire il condizionamento di questo contributo pubblico, che, attenzione, si aggiunge all'eventuale canone di disponibilità per opere fredde, sempre erogato dalla pubblica amministrazione, potrebbe non impattare sugli equilibri di bilancio, aprendo uno scenario inedito rispetto all'attività di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni.
appena concluso il lavoro che stiamo conducendo presso il Ministero dell'Economia e Finanze, dove stiamo adottando uno schema tipo di convenzione, e soprattutto quando avremo chiarito se un'opera realizzata attraverso un contratto di partenariato e acquisita al collaudo alla proprietà dell'amministrazione possa o meno rappresentare un debito. Se, come noi pensiamo e auspichiamo, non rappresenta un debito, questo significa che opere pubbliche, pur iscritte al patrimonio dell'amministrazione, non vanno a incidere sugli equilibri di bilancio, cioè sulla spesa, sul deficit e sull'indebitamento. Altro aspetto che è stato modificato sempre nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, fortunatamente dico io, non è stato introdotto. Anche perché su questo in qualche maniera ci siamo anche un po' battuti come gruppo tecnico e come ANCI, quella cosa un po' scellerata a mio avviso, che a un certo punto era stata prevista nel codice del decreto correttivo, che nel caso in cui la concessione dovesse essere risolta per fatto del concessionario, bisognava riconoscere al concessionario i costi di costruzione. A mio avviso questo era un meccanismo perverso che avrebbe inficiato completamente tutta l'impalcatura su cui si regge il partenariato pubblico-privato, ma fortunatamente questo non è stato accolto. Purtroppo è stata eliminata una opportunità, a mio avviso, cancellando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 180. Sostanzialmente si è stabilito in maniera, come dire, inequivocabile che per affidare un contratto di partenariato, e tra i contratti di partenariato ci rientrano le concessioni di costruzione e gestione, le locazioni finanziarie, i contratti di disponibilità, non si può andare in gara con un progetto che non sia di livello definitivo, salvo per le opere realizzate attraverso l'articolo 183, cioè attraverso la finanza del progetto, è l'unica eccezione in cui si può andare in gara col progetto di fattibilità tecnico ed economico. Ecco, erano queste, diciamo, le cose che volevo dire, poi entreremo invece nel merito dei singoli articoli, anche durante l'esposizione della dottoressa Masti. Quello che volevo ricordare è che domani mattina continueremo con questi webinar e dedicheremo un focus specifico, approfondimenti puntuali sui meccanismi di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'illustrazione dei modelli matematici che sono non tanto riportati nel codice quanto nel previgente regolamento, a cui comunque anche il codice attuale fa riferimento. Quindi un invito ovviamente a partecipare anche domani mattina a questa interessante approfondimento che faremo sulle modalità di applicazione dell'offerta di più vantaggiosa. Altre cose sono state già dette, altre le diremo durante il webinar, anche magari interloquendo. Considerate che la settimana scorsa è stato approvato in via definitiva il decreto correttivo, quindi anche per noi lo stiamo studiando e quindi faremo delle discussioni. Ci interromperemo a vicenda anche durante il webinar, laddove è necessario offrire dei chiarimenti. Io direi, se siete d'accordo, che a un certo punto, già vedo che ci sono dei quesiti, delle domande molto precise, ci interrompiamo un attimo e diamo delle risposte puntuali. Io adesso ti lascio Assolutamente. la parola, così puoi approfondire i tuoi argomenti. Prego. Grazie Claudio, ringrazio anche se ci ha già lasciata la dottoressa Dota per la ampia illustrazione e introduzione della giornata di oggi. Saluto chiaramente tutti i colleghi e le colleghe che sono con noi questo pomeriggio, pomeriggio che è dedicato appunto a una prima ricognizione su quelle che sono le principali novità di impatto per gli enti locali derivanti dal correttivo, dal decreto legislativo 56-2017 che appunto è stato pubblicato lo scorso 5 maggio sulla Gazzetta. Ricordo che era un intervento già previsto nella legge delega 11-2016 e che è andato un po' oltre quelli che erano i tempi regolamentari previsti, diciamo, sia dalla normativa che per quanto riguarda la specifica procedura di formazione della legge prescritta
dal decreto 400 dell'88, tant'è che qualcuno già comincia a parlare di eccesso di delega per quanto riguarda alcuni istituti che potrebbero essere di ulteriore recepimento delle direttive comunitarie. Saremo chiaramente attenti anche su queste eventuali contestazioni o novità che si dovessero presentare. Non ha neanche un anno il codice, già ha avuto una ampia manutenzione straordinaria, per non dire una ristrutturazione, visto che parliamo a volte di appalti di lavori e quindi il termine è più che opportuno. Oltre al mega, oltre 180 rettifiche fatte con quell'avviso di rettifica, pubblicato a stretto giro a luglio dell'anno scorso, ci troviamo di fronte a un decreto che con i suoi 131 articoli di fatto ne modifica altri 129, quindi ben più della metà del codice. E chiaramente non potevamo aspettarci nulla di diverso, prevede ulteriori provvedimenti attuativi. Ne ho contati tre, nascondo che potrebbe esserne sfuggito qualcun altro, perché come aveva illustrato in precedenza la dottoressa Dota, si è riusciti a strappare, almeno da questo punto di vista, è sicuramente un obiettivo raggiunto, una semplificazione a livello di progettazione per la manutenzione ordinaria, e quindi anche qui un decreto ulteriore, visto che l'altro sui livelli di progettazione in generale è a un tale livello di elaborazione e di confronto con i vari stakeholder, per cui non c'è stato il modo probabilmente di inserire all'interno dello stesso il contenuto relativo alla manutenzione ordinaria, e quindi anche qui un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che stabilirà probabilmente dei livelli semplificati per quanto concerne gli elaborati previsti per i vari livelli della manutenzione ordinaria. Troviamo le linee guida ANAC che definiranno i costi standard, in realtà questo non è nulla di nuovo, perché avevamo già nel codice dell'ISE una previsione della possibilità da parte dell'osservatorio di elaborare dei costi standard che costituissero una sorta di linee guida per valutare la congruità e l'economicità degli importi inseriti all'interno dei nostri contratti. E per finire, un decreto sempre del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dovrà riguardare il costo di determinati esami, verifiche e specifici controlli che dovessero intervenire nella fase di collaudo piuttosto che di verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto, questo ultimo previsto dal 111 comma bis. Segnalo ai colleghi che questa comporterà probabilmente una modifica delle nostre prassi. Io ricordo i nostri capitolari speciali d'appalto che spesso e volentieri prevedono che tutti gli oneri connessi a verifiche e controlli, analisi e quant'altro necessari per il collaudo erano posti a carico dell'appaltatore. Con questa norma chiaramente dovremo prevederli fin dall'inizio nei quadri economici e di conseguenza accollarcene l'onere economico. Allora, sull'entrata in vigore faccio una premessa ragionando con voi. Il codice entra in vigore il 20 maggio. A mio modestissimo parere, si applicherà per le procedure che partano dal 21 in poi, quindi per i bandi pubblicati dal 21 in poi, per gli avvisi pubblicati dal 21 in poi e così via. Perché? Perché il codice delle preleggi, il codice civile alle preleggi dice che tutti gli atti legislativi entrano in vigore normalmente il 15° giorno successivo alla pubblicazione, ma dice anche che ciascuna norma può, o meglio, ciascuna legge può autodeterminarsi, chiaramente vietata la retroattività, sull'entrata in vigore. E il codice l'entrata in vigore l'ha scelta, perché l'articolo 216, il comma 1, ha chiaramente stabilito che il codice si applica a tutte le procedure successive all'entrata in vigore. Quindi, come è stato l'anno scorso per il 20 aprile, con scorno di quei colleghi che purtroppo che avevano pubblicato lo stesso giorno, il 19 aprile scorso, i bandi, e li avevano ritirati perché li ritenevano non più in linea con la normativa vigente, anche in questo caso secondo me la vera efficacia varrà per i bandi e gli avvisi pubblicati dal 21 in poi. In teoria il 20 siamo ancora in tempo per partire con una procedura aperta piuttosto che ristretta, facendo riferimento al codice non modificato dal correttivo. In questo senso quindi vi ho
parafrasando il comunicato del maggio scorso del presidente dell'ANAC, che aveva avuto intenzione di darci indicazioni proprio sulla applicabilità e la decorrenza degli obblighi derivanti dal 50-2016, ho provato a ricostruire le varie ipotesi di applicabilità a seconda del grado di avviamento della procedura di scelta del contraente, con una sottolineatura che chiaramente secondo me andrà valutata con attenzione perché mi rendo conto che potrebbe essere pericolosa. Data la notevole procedimentalizzazione che il codice e le linee guida ANAC hanno richiesto anche per le negoziate dell'articolo 36, per capirci, con determina a contrattare, avviso per la selezione degli operatori dal mercato di riferimento, sistema oggettivo e trasparente per la scelta e la riduzione chiaramente rispetto al numero dei candidati e quant'altro. In analogia si potrebbe pensare che se abbiamo pubblicato entro il 20 un avviso, chiaramente tarato su una singola procedura, non quello per costituire un albo o un elenco generico o riferito più appalti. Abbiamo pubblicato un avviso in cui abbiamo chiesto di presentare le manifestazioni di interesse con l'indicazione di tutta la documentazione per attestare la presenza dei requisiti di carattere generale e speciale, e a stretto giro facciamo il sorteggio piuttosto che un altro sistema che abbiamo ideato e normato nell'avviso per selezionare o ridurre rispetto alla platea di possibili concorrenti che candidati che si dovessero presentare a seguito dell'avviso, ritengo che anche la successiva lettera invito potrebbe rispondere alle norme del 50 non modificato dal 56. Ve lo dico, ripeto, a titolo personale perché mi rendo conto che soprattutto per quanto poi vedremo sul discorso dei lavori e dell'offerta economicamente più vantaggiosa sotto a 2 milioni, l'interpretazione, anche in questo caso che è la mia, e chiaramente deve essere supportata da altri e più autorevoli pareri, l'interpretazione che a mio modestissimo parere comporta che non potremo più fare procedure negoziate al massimo ribasso, al prezzo più basso per i lavori, data, ahimè, la clara previsione del 9,95, sfruttare la prossima settimana per avviare delle procedure negoziate potrebbe essere utile, visto che non è facile trasformare un progetto nato per una gara al prezzo più basso in una gara per un'offerta economicamente più vantaggiosa. Però chiaramente questo, ripeto, con grano salis e ragionando poi su quelle che potrebbero essere le varie conseguenze. Mi sono divertita a mettere a confronto i contenuti del correttivo visti dal Consiglio dei Ministri e visti dal Consiglio di Stato, tanto per capire quali sono chiaramente le aspettative dell'uno e le intenzioni dell'altro. Abbiamo parlato di una struttura che rimane più o meno quella, e abbiamo una struttura pesante, sicuramente pesante. E il primo indice è sicuramente quello dell'elenco delle definizioni. Stanotte, per cercare di dormire, mi sono messa a contare a quanto siamo arrivati come numero di definizioni all'interno dell'articolo 3. Se il sonno non mi ha giocato un brutto scherzo, siamo oltre 100, 101, mi ho contato in definizioni. E questo la dice lunga sulla presunta semplificazione che il codice si era posto e la legge delega soprattutto si era posto come obiettivo. Però c'è da dire che sicuramente alcuni aspetti andavano definiti, perché poi comportano tutta una serie di conseguenze in termini di normativa da applicare piuttosto che di sistema di aggiudicazione e quant'altro. E abituati come siamo a un sistema, quello vecchio, codice e regolamento, molto chiuso e che non lasciava nulla o quasi di indefinito, ci siamo sentiti per certi versi molto spaesati, oserei dire anche persi, perché siamo passati da un navigatore che ci accompagnava sotto casa a una bussola e a un sacco a pelo e andare a camminare. Per cui su tante cose siamo dovuti, diciamo così, abbiamo dovuto improvvisare o affidarci al buon senso.
E quindi ben vengano le definizioni, soprattutto queste, le prime che vi ho sottolineato, che riguardano appunto la categoria prevalente e la categoria scorporabile, che soprattutto per i lavori non erano più presenti e il 108 non era più richiamabile. E da questo punto di vista sembrerebbe chiarito che comunque, a prescindere dal rientro delle lavorazioni all'interno dell'elenco previsto dall'89, dall'articolo 89,11, quindi per capirci le ex strutture, impianti, opere speciali, le SIOS, anche le altre categorie di lavorazione devono essere scorporate se superiori al 10 o al 10% o a 150.000 euro. Così come viene ribadito, anche questo secondo me ha maggior conforto del sistema di qualificazione attualmente rimasto in calce a 207 e che quindi prevedeva, oltre alle categorie generali, le specializzate e le specializzate a qualificazione obbligatoria, la definizione appunto di categorie di opere specializzate, quelle per le quali occorre una particolare specializzazione e professionalità. Maria Teresa, no, ti Sì. volevo chiedere se condividi anche con me che questa, ritornando un attimo alla slide precedente, che la definizione dei lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabile sono necessari ai fini dell'esecuzione, per esempio, però ai fini del subappalto, non, a differenza del previgente codice, dove diceva che il subappalto doveva essere il 30% della categoria prevalente, si poteva subappaltare al 100% della scorporabile. Con il nuovo codice questo riferimento Non è c'è più. scomparso. Quindi, diciamo, l'indicazione, la specificazione e la distinzione che cosa si intende per categoria prevalente e categoria scorporabile rileva ai fini della qualificazione, ai fini della partecipazione, ai fini, diciamo, dell'esecuzione, ma non ai fini dell'affidamento e subappalto. Questo è un elemento che è bene chiarire perché, avendolo reintrodotto il concetto di distinzione, qualcuno potrebbe intenderlo anche come possibilità. Invece il subappalto è Il stato ristabilito al subappalto, 30% sull'importo dei lavori. anche questo lo vedremo poi quando tratteremo il singolo articolo, ma hai fatto bene ad anticiparlo. Chiaramente rileva ai fini della qualificazione, quindi alla costruzione dei requisiti speciali richiesti agli operatori in sede di partecipazione, sia esso all'idoneità soggettiva o plurisoggettiva che sia. Andando avanti, anche qui, sempre facendo il paio con la semplificazione per la parte relativa alla progettazione, troviamo le due definizioni di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, che ci tornano utili sia per il discorso appunto di sapere quali sono le tipologie di lavorazioni che possiamo allegare ad un progetto alleggerito, semplificato, sia per quanto riguarda chiaramente poi i riflessi contabili della stessa classificazione, perché come ben sappiamo, non possiamo noi finanziare la manutenzione ordinaria con risorse di conto capitale o una tantum. La straordinaria è no normalmente tollerata, possiamo partire soltanto dalla ristrutturazione in poi per quanto riguarda gli investimenti. Scusa anche su questo se faccio questi interventi, ma No, benissimo, perché questo, vede siccome anche la abbiamo, possibilità. siccome è stato uno dei tormenti, diciamo, di quest'ultimo periodo che un po' ci ha attraversato tutti quanti sulla manutenzione, volevo far rilevare che a differenza del previgente regolamento, qui il legislatore, in realtà perché anche un po' ci abbiamo lavorato, ha ampliato il concetto di manutenzione ordinaria. Questo è un elemento importante perché se associamo, se mettiamo in relazione la definizione di manutenzione ordinaria con la semplificazione progettuale per affidare la manutenzione ordinaria, noi ci accorgiamo che a differenza di prima, dove si faceva riferimento esclusivamente al DPR 380 e dava una definizione di manutenzione ordinaria restrittiva, invece con la nuova definizione si includono lavorazioni che prima erano considerate lavorazioni di manutenzione straordinaria. Quindi si amplia la sfera dei lavori che possono essere affidati mediante una progettazione semplificata prevista dall'articolo 23. Era Allora, questa visto che mi la. hai sollecitato, ti faccio vedere l'aspetto negativo di questa cosa, perché penso che alcuni colleghi siano in periodo elettorale, quindi abbiano i fantomatici asfalti elettorali sotto mano.
Ecco, a nessun sindaco venisse in mente di finanziare il rifacimento di un tappetino di usura di un grosso viale, di una piazza con un mutuo o con un avanzo d'amministrazione, alla luce di questa definizione. Purtroppo, non vorrei, ma ci sono, diciamo, delle sentenze in tal senso che non escludono che un'opera di manutenzione ordinaria possa essere finanziata anche con proventi diversi da quelli Sì, dell'entrare poi correnti. chiaramente bisogna mettersi nella Dipende logica dalla iniziale. sostanza, anche in questo caso. E dico, però certo, la norma è che devono essere finanziate con No, per carità, spese in realtà correnti. la battuta mi è venuta spontanea e diciamo anche pertinente visto il periodo. In realtà è assolutamente vero perché poi bisogna distinguere tra manutenzione ordinaria e manutenzione ordinaria. Un conto è la manutenzione ordinaria che arriva dopo una serie di eventi, come potrebbe essere stato il maltempo dei primi mesi di quest'anno, dove appunto ti ritrovi con il 90% del patrimonio stradale pieno di crepe e buchi. È una manutenzione, tra virgolette, ordinaria, ma in realtà è eccezionale. Altro chiaramente è una manutenzione ordinaria, predittiva o preventiva, che chiaramente è all'interno di piani, magari anche pluriennali, che prevedono la ripartizione sul territorio di interventi specifici che servono a mantenere in un adeguato stato di Diciamo, conservazione e di uso. la Corte dei Conti, mi pare Umbra, di Perugia, su un caso specifico del comune di Terni, che ha fatto un po' scuola sul discorso della manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilisce un confine oltre il quale lo devi finanziare con spese di investimento, e cioè che gli interventi di manutenzione ordinaria non devono incrementare il valore originario del bene su cui intervieni. Nel caso in cui aumenta per consistenza o per diversa, diciamo, diversa modulazione all'interno, per diverse destinazioni d'uso, eccetera, il valore, allora in quel caso va finanziato con la spesa di investimento. Infatti non a caso io ho fatto riferimento al tappetino d'usura. Per È cui, chiaro che se metto il porfido invece dell'asfalto piuttosto che un'aiuola invece esatto. di Per una cui, betonella. rispetto anche al quesito che ho visto, se rileva la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini economico-patrimoniali, rileva in questo senso, insomma, se ci atteniamo a questa decisione della Corte dei Nel Conti. momento in cui poi si finanzia col titolo secondo è automatico il collegamento con il conto del patrimonio e con l'inventario, quindi poi lì chiaramente a seguito di un eventuale controllo che potrebbe, diciamo così, essere rilevato l'errore, ma vabbè, diamo per buona la fede di tutti quelli che operano in questo campo e quindi passiamo oltre. Le ultime lettere dell'articolo 3 sono quanto di più differenziato esiste, perché passiamo dalle varie definizioni relative alla fase della progettazione, che come vedremo è stata ulteriormente ampliata nelle varie fasi e documentazioni, ai termini relativi alla programmazione, fino addirittura a trovare la definizione di cottimo, inteso in questo senso come tipologia di contratto e non come modalità di affidamento, che era il famoso cottimo fiduciario, analogo alla procedura negoziale del vecchio 163. Parlavamo quindi di programmazione e un'altra delle modifiche che chiaramente ha tenuto conto delle varie osservazioni fatte non solo da ANCI, ma chiaramente da tutte le organizzazioni che sono rappresentative degli enti locali, ha riconosciuto la specificità della normativa economico-finanziaria che regola la redazione dei documenti di programmazione degli enti locali. La nostra pianificazione è nel TUEL, è nel 118, per cui è chiaro che ferma la facoltà del legislatore di normare la documentazione prevista e chiaramente anche la fase di confronto e di pubblicità della programmazione stessa, la tempistica e piuttosto che la forma con cui adottare e approvare gli atti di programmazione spetterà comunque alla normativa specifica degli enti locali a definire lo stesso calendario. Quindi possiamo superare Speriamo, credo che dovremmo uno alcuni di dei questi. problemi che si era posto, questo sfasamento tra programmazione degli enti locali, DUP 31 luglio, novembre per revisione e quindi dicembre con invece le norme sulla programmazione che erano diverse. Ma in Quindi questo senso gli dovremmo enti possono, continuare. diciamo, allineare
le varie scadenze. In questo senso dovremo continuare il lavoro sul decreto programmazione, dove invece ancora ci sono dei tempi tra una fase e l'altra. Quella parte dovremo cercare di eliminarla proprio per evitare di ingabbiarci in fasi che sono poi non coerenti con le varie procedure, perché c'è sempre il discorso di a parte i 60 giorni di pubblicazione che è un problema di trasparenza. C'è un termine di 90 giorni che non ci consentirebbe di rispettare nessun termine, né quello tra luglio e novembre, né. Perché poi si accavallerebbe ai 60, per cui penso che in quel tavolo bisognerà continuare per avere un decreto appunto che sia rispettoso di questa nuova previsione dell'articolo 21. Hanno rispettato i termini del previgente decreto ministeriale. Ok, Assolutamente. questo è importante perché. Passiamo poi sulla procedura di dibattito pubblico. C'è la modifica collegata poi all'ulteriore e diverso dalla diversa articolazione dello studio di fattibilità, quindi passiamo direttamente all'articolo 23 sulla progettazione, dove, come aveva accennato la dottoressa Dota, troviamo il 3 bis che ci riconosce la possibilità di azionare una progettazione semplificata per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e solo per interventi fino a 2 milioni e mezzo di euro. Non ritengo questo limite inadeguato, anche perché, ripeto, sopra a certi importi è opportuno che la manutenzione diventi un contratto a risultato e che quindi passi dalla categoria dei lavori a quelli dei global service piuttosto che dei contratti di servizio. Nell'articolo 23, che parla della progettazione, torna una semplificazione che è un po' quello la differenza tra il vecchio progetto preliminare e lo studio di fattibilità. Quindi la possibilità di articolare la prima fase della progettazione in due ulteriori subfasi. La prima, ulteriormente semplificata, perché appunto deve tener conto, deve analizzare soltanto le alternative progettuali che sono a disposizione della pubblica amministrazione per raggiungere gli obiettivi che sono determinati nel cosiddetto quadro esigenziale. Qui si dice che la semplificazione può essere utile anche ai fini della programmazione triennale. In realtà, secondo me, questo non è proprio corretto perché in programmazione ci devono andare le cifre e se siamo ancora nella fase di non so se fare la scuola con i criteri della costruzione a secco piuttosto che il sistema tradizionale della muratura, sarà difficile tirar fuori delle cifre idonee per costruire un programma triennale dei lavori pubblici. Però prendiamo per buono questa semplificazione che sicuramente è funzionale al discorso del dibattito pubblico, ove di fronte alla partecipazione degli stakeholder deve essere messo un documento che dia conto appunto delle alternative e non di una scelta a monte già fatta dall'amministrazione e dal progettista incaricato. A ulteriore innovazione dell'articolo 23, che poi fa il paio successivamente con l'articolo 95 che vedremo successivamente, è in prima battuta il discorso del prezziario. Non abbiamo più, in teoria, letteralmente, per come è scritto qui, la possibilità di adottare singoli prezziari come era nel vecchio codice, dove li lasciava alle stazioni appaltanti la facoltà appunto di redigerne di propri, penso anche a stazioni appaltanti particolari come potrebbe essere una società in-house che gestisce il servizio idrico piuttosto che altri soggetti, ma richiama esclusivamente i prezziari regionali che cessano di avere efficace il 31 dicembre, possono essere adottati fino al 30 giugno se il progetto viene approvato entro tale data e addirittura adesso si prevede l'intervento sostitutivo del Ministero, chiaramente tramite le articolazioni territoriali dei provveditorati, laddove la Regione non provveda ad aggiornare il documento di analisi dei prezzi. C'è un piccolo appunto che lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato di coordinare questa norma con quello che è il successivo 213 che prevede invece la redazione dei costi standard anche per i lavori da parte dell'ANAC. Però in questa fase, per quanto ci riguarda, la fase di progettazione deve tener conto dei prezziari e non dei costi standard di ANAC. All'interno dell'analisi dell'importo a base d'asta, ecco qua ce lo troviamo,
il progettista deve individuare il costo della manodopera, chiaramente per servizi e lavori, sulla base appunto dei prezziari aggiornati e, laddove presente, dei decreti ministeriali sul costo, sulle le tabelle ministeriali relative al costo del lavoro per i vari settori merceologici, a cui fa riferimento il nostro contatto, il nostro appalto. Passiamo direttamente all'articolo 29. Non so se qualche No, articolo. quella precedente, scusa se intervengo, se puoi andare, nella parte finale non so se l'hai commentata un attimo, perché ci sono anche dei requisiti, così con l'occasione rispondiamo. L'avrei trattato con il 95,10, ma la possiamo anticipare, non c'è nessun problema. Intanto vorrei assicurare, diciamo, alcuni che hanno Sì. chiesto Non a caso. di dividere i webinar tra lavori, forniture e servizi. Ora, questo lo faremo, potete stare tranquilli, nelle prossime sessioni faremo anche questa distinzione. Oggi, ovviamente, essendo dedicata alle novità del correttivo, e purtroppo le novità del correttivo in gran parte impattano sui lavori, è ovvio che, diciamo, è un po' prevalente l'aspetto lavori rispetto alle forniture e servizi, ma sicuramente organizzeremo delle sessioni separate Magnifica. per una e per l'altra. Rispetto al quesito che era stato posto, anzi più volte, più di un quesito, se i costi della manodopera sono soggetti a ribasso o meno, e allora dalla disposizione che la dottoressa Massi ha riportato nelle slide, ciò che è scorporato e che non è soggetto a ribasso sono i Sicurezza. costi della sicurezza. Oh. Mentre invece i costi della manodopera vanno indicati nel progetto e rappresenteranno una sorta di guida per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta. Quindi è saltato quel meccanismo in realtà di difficile applicazione, ma che non è nuovo perché già era stato proposto nel passato, di scorporare il costo della manodopera dal prezzo e quindi non assoggettarlo a ribasso d'asta. Questo, diciamo, meccanismo complicato non è previsto. Anche questa è stata dura, diciamo, perché il famoso emendamento Damiano continuava a ripresentarsi a ogni seduta e ogni incontro. Penso che abbiano capito che appunto non è una questione di non voler tutelare il lavoro, ma è una materiale impossibilità di applicare quella previsione appunto di tenere fuori dalla possibilità di ribasso il costo della manodopera, senza contare che è chiaramente una norma che andava a detrimento di quelle che sono le aziende che hanno una maggiore produttività o una capacità appunto di esecuzione, di conclusione delle opere in maniera più efficiente. Un velocissimo accenno all'articolo 24 sulla progettazione, purtroppo le tariffe devono essere utilizzate quando calcoliamo gli importi da porre a base d'asta nelle procedure di affidamento degli incarichi. Prima potevano essere un riferimento e quindi in linea di massima avremmo potuto fare un'analisi diversa, invece adesso dobbiamo fare riferimento in ogni caso alle tariffe professionali per quanto riguarda almeno l'importo da porre a base d'asta. L'articolo 29 ve l'ho sottolineato perché anche qui è una piccola vittoria, tra virgolette, anche se poi in realtà vedremo che per quanto concerne la fase del contenzioso rileva molto la ampiezza e la completezza della documentazione che riusciamo a mettere a disposizione dei concorrenti. È la modifica relativa appunto a che cosa pubblichiamo, che cosa mettiamo in condivisione e che tipo di valutazione dobbiamo fare quando svolgiamo la prima seduta di gara o piuttosto che le sedute pubbliche di ammissione dei concorrenti. La nostra decisione di ammettere o non ammettere chiaramente si dovrà basare in questa fase soltanto sulla base della documentazione presentata dai concorrenti e non quindi essere già esaustiva di tutti i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e allo scrutinio dei requisiti di carattere speciale che abbiamo richiesto. Questo perché chiaramente sarebbe impossibile nella logica di semplificazione e di accelerazione della procedura. Però, cosa comporta tutto questo? Il 29 e la modifica del codice della procedura, del procedimento amministrativo.
del processo amministrativo, perdonatemi, il 120,2 bis in particolare, si reggeva in realtà su quella che era la prima stesura dell'articolo 29, che al comma 2 pretendeva che noi pubbliche amministrazioni scansionassimo e mettessimo in pubblicazione entro 2 giorni dalla celebrazione delle singole fasi della procedura tutta la documentazione pervenuta. Lavoro pressoché impossibile. Lavoro chiaramente che nasceva sulla base della previsione di un sistema completo, banca dati, dove sono presenti tutti i documenti di tutti gli operatori economici, piena accessibilità della stessa banca dati da parte sia degli operatori economici per il caricamento che da parte delle stazioni appaltanti per la consultazione, quindi eliminazione pressoché completa della documentazione di tipo cartaceo e quindi possibilità in tempo reale di avere, diciamo così, la carta d'identità con tutto il curriculum relativo del singolo operatore che è stato ammesso piuttosto che escluso dalla singola procedura di gara, fatti salvi chiaramente gli incidenti di percorso dovuti a una carenza di un documento presentato o di una formalità non rispettata. Nel momento in cui, giustamente, questo sistema non è completo, non è del tutto implementato, noi continuiamo ad operare sulla base di presunzioni e le ammissioni piuttosto che le esclusioni, quelle che facciamo appunto nelle sedute pubbliche, non possono che basarsi sulla documentazione prodotta dai concorrenti. E lo stesso dicasi per le esclusioni. Chiaramente questo comporterà, se siamo bravi e in grado di mettere tutto a disposizione del concorrente che vuole fare ricorso, il decorso del termine dei famosi 30 giorni per il ricorso super accelerato. Negli altri casi, come infatti è già successo con alcune sentenze che si sono presentate negli ultimi tempi, in realtà quei famosi 30 giorni andranno ben oltre. Perché? Perché noi avremo pubblicato magari un estratto del nostro verbale. La documentazione sarà un dogue scansionato e null'altro, senza chiaramente casellari giudiziali, documento di regolarità fiscale, DURC e quant'altro, per non parlare chiaramente di altre verifiche che sono possibili solo successivamente alla fase di aggiudicazione, per cui è chiaro che il concorrente escluso potrà anche oltre quel termine far valere il ricorso contro un'ammissione anche dello stesso concorrente aggiudicatario, sempre chiaramente dovendo motivare o documentare la possibilità di avere l'aggiudicazione dell'appalto per evitare chiaramente l'azione assolutamente temeraria. E quindi in questo senso vi ho messo a confronto l'articolo 29 e l'articolo 120 del codice del processo amministrativo proprio per evidenziare la coerenza per adesso di questo sistema che in ogni caso andrà sempre visto e riformato in parallelo, pena appunto l'assoluta impossibilità di migliorare il sistema dei ricorsi. Per quanto riguarda l'articolo 30 sui principi non ci sono grosse novità. Articolo 31, responsabile del procedimento, anche qui una piccola innovazione che ci toglie un dubbio che avevamo già nella prima fase di implementazione del codice, anche alla luce delle linee guida ANAC, cioè la necessità di avere un atto formale di nomina del RUP, cosa che nella vecchia formulazione e nelle stesse linee guida sembrava proprio assodato. Adesso invece basta l'indicazione, basta che ci sia un documento, chiaramente il primo documento che ci viene in mente è il documento di programmazione, dove viene riportato il nominativo del RUP e quello vale come documento che individua e quindi assegna in un certo senso le funzioni di RUP. Anche qui vengono ulteriormente, diciamo così, limate, aggiornate quelle che sono le linee guida e quindi i contenuti che ANAC dovrà, a questo punto, aggiornando quelle già emanate, redigere per quanto concerne la figura del responsabile del procedimento. Dimmi, Claudio? Sì. Attimo che compaio, che non riesco a comparire. No, dicevo, la norma non parla che il RUP, mi pare, debba essere indicato nel momento in cui si approva il programma triennale, ma nel No, momento in io cui dicevo che spesso si i è. colleghi dicevano basta che lo indico nel programma triennale. No, però no, lo dico perché è una riflessione che volevo capire se sei d'accordo oppure no. Qui dicono, individuano nell'atto di adozione per i comuni, il programma triennale viene adottato dalla giunta, dopodiché normalmente viene messo in pubblicazione e quindi approvato in via definitiva dal consiglio comunale. Quindi per me l'obbligo c'è nella fase di adozione di indicare il RUP.
In realtà ci sarebbe anche prima, perché chiaramente c'è tutta una fase propedeutica. La fase della formazione del programma, però qui dice: le stazioni appaltanti nominano nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, SUP. No, questo lo dico perché, a parte questa cosa che è ovvio, fortunatamente lo scampato pericolo, non c'è bisogno ogni volta che si cambia RUP a riandare in consiglio comunale a modificare il programma, ma lo dicevo anche perché secondo me neanche va indicato nel programma che viene approvato il RUP, cioè il RUP è un atto di organizzazione interna, è un modo attraverso il quale gli uffici si organizzano, ha rilevanza rispetto all'esterno per la singola procedura, ma non sapere che tizio è RUP di questo o quell'altro intervento alla fine della programmazione non rileva, ecco questo volevo dire, quindi teoricamente è superato anche per questo motivo. E quindi... Il problema infatti è che siccome all'interno delle schede era prevista l'indicazione soprattutto per gli interventi dell'elenco annuale del RUP, adesso dovrebbe diventare invece in realtà anche sul triennale, qualcuno veniva in mente ho cambiato il RUP, devo andare a riapprovare le schede in consiglio, segnalare la variante, questa norma invece chiaramente supera questa interpretazione. Che appesantiva notevolmente e sinceramente rimaneva inutile nel suo svolgimento. Sull'articolo 32 troviamo il provvedimento semplificato, anche questo cui accennava la dottoressa Dota in precedenza, in realtà come correttamente osservato dal Consiglio di Stato sarebbe stato più opportuno metterlo all'interno dell'articolo 36, ma l'importante è che ci sia, dove troviamo appunto la determina semplificata e che, per rispondere a uno dei quesiti che era arrivato, sicuramente potrà contenere al suo interno sia la parte della determina a contrattare che la parte dell'affidamento e per appunto alleggerirci rispetto a quella costruzione procedimentale che era venuta fuori dalle linee guida dell'ANAC che prevedeva in ogni caso, sembrava prevedere in ogni caso la necessità di adottare due provvedimenti, una di a contrattare con una sorta di prenotazione di impegno indicando quale sarebbe stata la modalità per la scelta del contraente, la scelta del contraente vera e propria, indagine di mercato, piuttosto che confronto concorrenziale fra uno o più operatori, e poi affidamento. Questo comma ci chiarisce che possiamo raggruppare assolutamente le due fasi, anche e soprattutto per gli affidamenti più piccoli e laddove appunto non ci sia la necessità, come è previsto adesso, di confrontare più operatori economici. Chiaramente rimane l'obbligo di motivazione dalla 41 e chiaramente secondo me rimane l'obbligo di confrontarsi un attimo col mercato. Ricordiamoci sempre che quando affidiamo noi valutiamo la congruità di quel prezzo, quindi se non abbiamo la possibilità di far riferimento a prezziari piuttosto che a un'analisi diciamo dell'andamento del mercato, del nostro mercato di riferimento in passato, è sempre opportuno avere più elementi economici fra loro da confrontare per documentare ancora di più la valutazione di congruità del prezzo al quale stiamo affidando il nostro contratto. Troviamo poi, anche qui francamente io non lo capisco, il comma 14 bis che prevede che oltre ai capitolati, e qui non nulla questio, facciano parte dei contratti anche i computi metrici stimativi. Non lo capisco francamente, perché il computo metrico stimativo non ha mai avuto valore contrattuale, sia per gli appalti a corpo che per gli appalti a misura. No, dicevo, rispetto a un passaggio indietro, qualcuno nel quesito ci ha chiesto, ma allora, questo provvedimento di determina a contrarre, in che cosa si differenzia rispetto alla determina a contrarre in maniera, diciamo, più motivata? Si differenzia perché dalla lettura della norma è sufficiente l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, perché si è scelto un fornitore specifico, fermo lì. Ovviamente per l'acquisizione di importo superiore dovrebbe esserci, a mio avviso, una motivazione un po' più stringente, che dà atto, diciamo, perché si ricorre a quello e non agli altri, perché è stata fatta una consultazione, perché in qualche maniera il mercato non offre. Cioè, è un conto, è la determina sotto 40.000 euro, che ripeto è molto semplificata e dà atto soltanto gli elementi essenziali, è un conto la motivazione per importi superiori, che deve essere una motivazione appunto più soppesata e che deve dare atto per quale motivo si è arrivati a questo affidamento
diretto, non so se sei d'accordo. Assolutamente, in questo senso dicevo ai colleghi che è sempre opportuno proprio per supportare maggiormente sia la valutazione di congruità che anche appunto il discorso della rotazione, a cui anche qui qualche collega faceva riferimento. È vero che non c'è un albo, però ricordatevi che alla fine dell'anno, anzi ogni anno, noi pubblichiamo l'elenco dei nostri affidatari, il famoso elenco previsto dalla legge 190-2012. Lì è facile capire se un operatore economico negli ultimi anni si è spesso ripresentato come aggiudicatario di un nostro contratto. Quindi è vero che non abbiamo un elenco, è vero che non abbiamo un albo all'interno del quale o sul quale fare la rotazione, ma è chiaro che un operatore economico che ho già invitato o ancor di più a cui ho già aggiudicato nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, un analogo contratto o addirittura senza soluzione di continuità ho rinnovato lo stesso contratto sempre perché ogni anno il valore dello stesso è sotto 40.000, è facilmente censurabile come comportamento che non rispetta il criterio della rotazione. Mi rendo conto poi che per certi servizi è difficile materialmente staccarsi dall'operatore economico di fiducia, però rendiamoci conto che per l'ANAC, chiaramente per la normativa prevista nel codice, questi sono comportamenti sbagliati. Quindi anche se non abbiamo un elenco, anche se non abbiamo un albo, anche per l'affidamento diretto non possiamo fare riferimento sempre agli stessi operatori. Ho un operatore che puntualmente e periodicamente si ripresenta come affidatario delle stesse attività e per gli stessi importi sotto soglia, quindi paventando anche probabilmente un frazionamento arbitrario. Sul computo metrico, mi sembra di aver capito i colleghi che la pensano come me, che è una norma assolutamente incongrua, vista l'assoluta irrilevanza dello stesso. Dovremmo in questo caso prevedere ben specificamente nel capitolato che, anche se allegato, non costituisce assolutamente un riferimento per quanto concerne le quantità, ma chiaramente eventualmente per i prezzi nel caso di appalti a misura o appalti parti a corpo e parti a misura. Sui criteri ambientali minimi, velocemente, diventano tutti obbligatori immediatamente da subito e per l'intero importo del contratto, contrariamente a quella che era la norma previgente. Vi invito a leggere insieme a me la specifica per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione che apre, secondo me, alla interpretazione che per quanto concerne i lavori in edilizia, che sono relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, non si possa tener conto dei criteri ambientali minimi, perché chiaramente non andando a sostituire parti importanti e strutturali dell'edificio è impossibile pensare di migliorare le prestazioni energetiche piuttosto che diciamo così, la durabilità e le prestazioni dell'edificio sostituendo un pavimento piuttosto che un infisso rotto o un rubinetto che perde. Per quanto riguarda l'articolo 35 è stato sistemato quel refuso, secondo me, che prevedeva che l'acconto venisse calcolato sull'importo stimato dell'appalto e non su chiaramente l'importo contrattuale. L'articolo 36, anche qui, una opera di maquillage per quanto concerne la scrittura materiale dell'ambito di norme applicabili, perché chiaramente vista anche con presenza dell'articolo 35, anch'esso che prevedeva l'applicazione a determinati contratti, a qualcuno era venuto in mente che alcune norme del codice non fossero applicabili. Anche in questo caso l'intervento del legislatore serve a fare chiarezza chiaramente sul fatto che i contratti sotto soglia sono comunque sottoposti alla normativa del codice. Troviamo qui l'ulteriore semplificazione a cui accennavamo prima, quando abbiamo parlato dell'affidamento diretto, sulla non obbligatorietà del confronto fra due o più operatori economici, ma in compenso troviamo l'innalzamento del numero minimo delle imprese da invitare per quanto concerne le gare tra 40 e 150 mila euro per quanto concerne i lavori e da 150 a 1 milione sempre per quanto riguarda i lavori. E, la stessa cosa per quanto riguarda i lavori, i servizi e forniture da 40 al sottosoglia. Passiamo da 5 a 10, da 10 a 15. L'ultima. Ritornando un attimo, scusa, alla scheda precedente, il Consiglio di Stato poneva un problema se di rotazione degli affidamenti o rotazione degli inviti.
Altre delle domande che sono state presentate riguardano lo stesso argomento. Io mi sento di dire che è rotazione degli inviti. La Assolutamente. soluzione individuata è stata quella di aumentare la platea degli operatori economici da invitare. Quindi, diciamo, è stata trovata questa soluzione di compromesso. Rotazione degli inviti e non degli affidatari, ma al tempo stesso un incremento del numero degli operatori economici che dovrebbe garantire un maggiore, diciamo, fluidità negli affidamenti. Non so se Sì, assolutamente. Qui in siamo. realtà c'è stata per un periodo, almeno per quanto mi riguarda, era una norma assolutamente utile, quella che prevedeva la possibilità di riservare nelle negoziate un 50% del numero dei posti disponibili, diciamo così, in imprese locali. Perché mi è successo, e sicuramente sarà successo anche ad altri colleghi, nel formare l'elenco degli operatori economici che si vanno a invitare anche per gare di lavori di importo minimo, parliamo di 50-60 mila euro, tutti operatori che non sono della regione o della zona di riferimento, per cui rischiamo di avere le gare deserte. Allora, a questo punto poi ci vediamo costretti chiaramente a aumentare il numero degli operatori economici invitati, laddove non ci siamo autovincolati chiaramente nella gestione dell'albo, altrimenti rischiamo di avere le gare deserte, perché a me è successo con una gara di 70.000 euro, neanche piccolissima, se vogliamo dire. Un'altra semplificazione, o meglio un chiarimento rispetto alla previgente disciplina riguarda le opere di urbanizzazione, sia per quanto riguarda quelle a scomputo di secondaria che per quelle primarie. Se ricordate, la vecchia no normativa prevedeva che per le opere a scomputo e per la secondaria, a prescindere dall'importo, ci fosse sempre l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie, quindi aperta e ristretta per capirci. Viceversa, secondo me, in maniera lodevole, la modifica del comma 3 dell'articolo 36 consente, laddove l'importo sia sotto soglia, di ricorrere anche a tutte le procedure previste dall'articolo 36,2. Ma Per no, quanto. non solo, scusa, ma per le opere di urbanizzazione primaria sono escluse dall'ambito No, d'applicazione. infatti ho detto a scomputo e secondaria. La primaria, comma 4, viene ribadito anche qui se siamo sotto soglia, che le può eseguire direttamente il titolare del titolo abilitativo. Quindi si applica Quindi si il applica, 380. cioè non si applica il codice dei contratti Non si per applica il le contratto, ma questo era urbanizzazioni primarie in convenzione, diciamo nei piani l'importo iniziali. inferiore alle soglie. Di importo inferiore alle soglie, non si applica il Questo era già codice dei così, è contratti. stato solo integrato il comma nella parte che parla delle modalità di calcolo dell'importo. Si fa riferimento quindi alla normativa sui lotti, mentre, ripeto, la semplificazione è soprattutto sul comma 3, laddove in precedenza invece si faceva riferimento sempre in ogni caso, a prescindere dall'importo, alle procedure ordinarie. Poi la semplificazione per quanto riguarda il controllo sui requisiti, diciamo sempre in questo caso la parte è riservata all'aggiudicatario, salvo poi però dover verificare in ogni caso i requisiti di carattere speciale se li abbiamo richiesti nella nostra procedura. Nei mercati elettronici, per questo siamo contenti perché facendo ampio utilizzo di RDO sul MEPA, possiamo anche in questo caso andare direttamente alla verifica dell'aggiudicatario senza porci il problema del controllo a campione degli altri. Nei mercati elettronici questo controllo è demandato al soggetto che gestisce appunto la piattaforma stessa. Per quanto riguarda poi il discorso della rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche qui l'ANAC sicuramente non mancherà di aggiornare le linee guida per darci ulteriori elementi sulle modalità eventualmente di intendere la rotazione, anche per quanto concerne gli affidamenti diretti. Sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti, anche qui c'è stato un accenno da parte della DOTA, non possiamo che prendere di buon grado l'innalzamento del periodo con il quale possiamo documentare le gare svolte. Chiaramente 3 anni è un limite cortissimo, considerato che comunque dal novembre 2015 i comuni non capoluogo sarebbero impossibilitati a fare gare di un certo valore in maniera autonoma. Fa specie invece l'inserimento degli ultra criteri di base di ulteriori elementi che
non sono facilmente declinabili in una logica, per esempio, di centrale di committenza o di stazione unica appaltante, perché per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, sistema SINOG per capirci, piuttosto che il monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 229, è chiaro che queste incombenze stanno in capo all'ente committente, non all'eventuale ufficio centralizzato o stazione unica appaltante. E non sono criteri di base, quindi non si capisce se in questo caso non verranno presi in considerazione, oppure si terrà conto di una sorta di aggregazione delle percentuali di adempimento dell'uno o dell'altro ente facente parte della forma associativa. Anche sulla qualificazione dei soggetti con idoneità plurisoggettiva, quindi consorzi, raggruppamenti temporanei e quant'altro, abbiamo delle piccole modifiche fatte nell'articolo 47 prima e nell'articolo 48 in poi, che fanno riferimento alla qualificazione dei consorzi stabili da una parte e dall'altra, i raggruppamenti temporanei. Anche qui, si sciolgono alcuni dubbi e difficoltà applicative per quanto riguarda in particolare sui consorzi stabili, il famoso quinquennio, piuttosto che i requisiti in capo ai singoli consorziati, e per quanto concerne invece raggruppamenti temporanei e altri consorsi, c'è all'interno dello stesso articolo una previsione che in realtà impatta anche sulle altre forme di aggregazione per quanto concerne le modifiche soggettive degli operatori sia in fase di esecuzione che in fase di gara. Questa è una norma, sono norme che sinceramente vedo ci complicheranno molto la gestione della fase procedurale, perché anche se è ben scritto che la sostituzione non può in nessun caso servire per sostituire un operatore che non è in possesso dei requisiti, è chiaro che potrebbero essere accampate prima che magari ce ne accorgiamo da parte dell'operatore economico, presunte difficoltà o economiche o altro, che consentono allo stesso di eliminare il soggetto componente del raggruppamento che ci si è resi conto all'ultimo momento non fa più, non ha in realtà i requisiti che si pensava avesse. Anche qui però il legislatore si è adeguato a un'ampia giurisprudenza in materia che, nonostante secondo me la chiara vecchia previsione dell'articolo del codice, che se letto non poteva che appunto andare nella direzione di dire che le modifiche soggettive erano consentite, ma nella fase esecutiva, chiaramente in una logica di conservazione degli atti giuridici e dell'interesse pubblico alla conclusione del contratto, viceversa siamo in una fase in cui i soggetti possono cambiare camicia e squadra anche in fase di gara. E questo secondo me, ripeto, non è semplice nell'ottica dell'economicità del procedimento. Sia chiaro, io non metto in contestazione elementi che sono evidentemente pro concorrenza e pro imprese, però non è possibile che sia sempre il pubblico a pagare da una parte gli obiettivi, penso agli obiettivi di carattere ambientale, e dall'altro appunto la tutela del mercato e della concorrenza, perché poi ne va appunto della rapida conclusione dei procedimenti. Ma tant'è. Sull'articolo 59 troviamo le innovazioni relative alle possibilità di utilizzo dell'appalto integrato, quindi dell'appalto con alla base il progetto definitivo e prestazioni contrattuali che sono legate sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione, che in realtà sono la riproposizione di previsioni già presenti nel vecchio codice, come ad esempio appunto la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità e evidentemente le opere di urbanizzazione a scomputo. Ci sono poi le ulteriori precisazioni per quanto riguarda quella zona più ampia in cui c'è margine per l'amministrazione per eventualmente scegliere una procedura puntando sull'elemento innovativo della prestazione piuttosto che dei contenuti del contratto, e quindi la necessità poi di ampiamente motivare questa scelta nella determinazione a contrattare. Anche qui sono state fatte degli aggiustamenti per quanto riguarda le definizioni di offerte irregolari e di offerte inammissibili, secondo il Consiglio di Stato, per essere più aderente a quelle che erano le previsioni anche della direttiva comunitaria. Ricordiamo che queste sono valutazioni che sono propedeutiche poi, per esempio, per l'utilizzo della procedura competitiva con negoziazione piuttosto che il dialogo competitivo. Troviamo all'interno dell'articolo 59, anche questo,
francamente ci serviva, la definizione dell'appalto a corpo, appalto a misura, appalto a corpo e parte a misura, anch'esso che era sparito inopinatamente dalle previsioni del codice. Sulla commissione giudicatrice, purtroppo siamo arrivati a quello che temevamo, cioè il fatto che in ogni caso, quando utilizziamo l'offerta economica più vantaggiosa, la nostra commissione giudicatrice sarà, almeno nel presidente, composta da soggetti esterni. Quindi è caduta quella richiesta, che anche qui era un'ottica semplificativa e anche di economicità, se mi permettete, del procedimento, di considerare sotto soglia o per gli appalti, gli appalti non complessi, la possibilità di nominare il presidente della commissione all'interno dell'organizzazione della stazione appaltante. Viceversa, questa cosa adesso non è più una lettura dell'ANAC, è una previsione normativa a tutti gli effetti, mentre ci lascia la patata bollente della necessità di valutare di volta in volta se inserire all'interno delle commissioni di gara o giudicatrici il RUP, perché giustamente il legislatore non se l'è sentita di andare contro varie sollecitazioni piuttosto che varie sentenze del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi per quanto riguarda la corretta o non corretta partecipazione di questa figura all'interno della procedura di valutazione e di aggiudicazione. Francamente, pensare quando e come poterlo inserire senza rischiare un ricorso e quindi un ulteriore allungamento della procedura, non lo so, mi vengono in mente organizzazioni di enti talmente articolate che consentono al RUP di fare solo il RUP, quindi di non progettare, di non fare il controllo dell'esecuzione, di non redigere la documentazione di gara, di non approvare la documentazione di gara, perché solo in questo modo può in un certo senso avere una terzietà tale da consentirgli di partecipare, anche però a suo rischio e pericolo, alla commissione. Negli altri casi io riterrei opportuno che il RUP si tenga lontano dalla commissione giudicatrice per evitare ogni possibile ricorso o incidente. Lo stesso non è stata accettata la richiesta di semplificare l'albo, almeno su base regionale. Qua pare che siamo tutti corrotti e corruttibili. Io l'ho fatto più volte e lo continuo a fare, voglio vedere quel consulente iscritto che viene chiamato a fare il componente di commissione a 600 km di distanza, con quelli che saranno i rimborsi spese o i gettoni di presenza, che anche qui il Ministero avrà la grazia di determinare, senza contare appunto la difficoltà di operare a distanza, con tutto quello che ne consegue in termini semplicemente di verbalizzazione delle operazioni di gara. Vabbè, ma stendiamo un velo pietoso, perché tanto su questo è una partita persa purtroppo. Sull'articolo 80, altri reati escludenti, abbiamo tutta la congerie dei reati che hanno a che fare con il falso in bilancio, abbiamo, questo era evidentemente era sfuggito, era un refuso, la falsa dichiarazione sia in gara che la conseguente iscrizione nel casellario come ulteriore motivo di esclusione, la definizione dell'orizzonte temporale entro il quale l'eventuale illecito professionale esplica il suo effetto, tre anni dal data di accertamento definitivo del fatto, anche qui bisognerà andare a vedere i singoli casi del comma 4 e del comma 5 per capire se questa data di accertamento è effettivamente una data puntuale. E così come si è cercato di allineare l'elenco dei soggetti che devono essere valutati sia ai fini dei reati che della normativa antimafia. Rimane in ogni caso il disallineamento per quanto riguarda poi la fase dell'articolo del contratto, perché abbiamo la diversa definizione del socio, così come abbiamo la congerie dei conviventi, che andremo a verificare al momento dell'articolo del contratto e che rileverebbero in caso di una informativa antimafia, ad esempio. Per quanto riguarda l'articolo 83, troviamo una precisazione sul volume del fatturato annuo medio che possiamo richiedere, perché sì, è vero che c'è scritto che può essere il doppio dell'appalto, ma è chiaro che bisogna, diciamo così, confrontare non le mele con le pere, ma le mele tra di loro. Quindi se abbiamo un contratto triennale che vale 100.000, non possiamo chiedere fatturato medio annuo di 200.000 euro, perché chiaramente se è 100.000 per 3 anni saranno 30.000 euro all'anno, quindi il massimo che possiamo chiedere è un 60.000 euro all'anno, appunto. Lo stesso abbiamo la
chiaramente anche qui una norma che era sfuggita, la definizione nell'ambito dei raggruppamenti per forniture e servizi che la mandataria deve eseguire e possedere i requisiti in misura maggioritaria, cosa che era sfuggita appunto, ma era rimasta soltanto per i lavori in relazione alla definizione, diciamo, tautologica di categoria prevalente, così come è rideterminato il perimetro del soccorso istruttorio, non è più a pagamento, non si parla più di essenziali o non essenziali, però secondo me si continua a battere sul fatto che sono gli elementi della domanda e della dichiarazione, e quindi non estensibili ad altri documenti che non fanno riferimento a questa tipologia di documentazione. Ma anche qui avremo modo chiaramente di approfondire le questioni specifiche. Per quanto riguarda la qualificazione per i lavori pubblici, abbiamo anche qui le linee guida che giustamente, come aveva già chiesto il Consiglio di Stato nel primo parere 855, diventano invece un decreto ministeriale, l'ennesimo. Attenzione, è apparsa una sanzione se il RUP si sbaglia e emette un certificato di esecuzione lavori dove non c'è corrispondenza con le categorie della lettera invito piuttosto che delle bande di gara, scatta la sanzione. Anche questo sull'eccesso di delega ci sarebbe da dire, ma lasciamo perdere. Sull'avvalimento, anche qui, viene stabilito normativamente che il contratto di avvalimento deve avere dei requisiti minimi, dei contenuti minimi, a pena chiaramente di soccorso istruttore, nel senso che non possono essere soggetti, a mio modestissimo parere, o poi a integrazione. Il contratto deve indicare con precisione le risorse e i mezzi messi a disposizione, se sono mezzi d'opera, se sono personale, figure tecniche, organizzazione, manuali d'uso, sistemi di controllo e quant'altro. Anche qui, cosa simpatica, il comma 9 che prevede la risoluzione del contratto laddove, perché oberati di adempimenti, ci scordiamo di trasmettere la dichiarazione di avvalimento all'ANAC. Anche qui evito di fare commenti. Una novità, comma 11, le SIOS non sono, diciamo così, a qualificazione particolare solo se scorporabili, sono a qualificazione particolare anche se sono prevalenti. Quindi, nel caso abbiamo una prevalente riconducibile a una SIOS, non si può far ricorso, l'operatore economico non può far ricorso all'avvalimento. L'articolo 93, ulteriori semplificazioni. In questo senso che ci alleggeriscono anche la fase probabilmente di controllo e di verifica e anche di soccorso istruttorio per le micro, piccole e medie imprese, un'ulteriore possibilità di taglio, di riduzione della cauzione, a prescindere dal possesso di requisiti connessi alla qualità piuttosto che alle varie certificazioni di tipo ambientale o gestionale, la determinazione del sistema che deve essere a cascata per il calcolo delle riduzioni a cumulo, così come la possibilità di non chiedere né la cauzione provvisoria né la cauzione definitiva per i contratti per gli affidamenti diretti. Inoltre, le piccole e medie imprese, le micro, piccole e medie imprese, possono, o meglio, non debbono presentare l'impegno alla costituzione della garanzia definitiva. Per quanto concerne le modalità relative al bonifico e all'assegno per la costituzione della cauzione, invito i colleghi a mettersi, a raffrontarsi con i colleghi degli uffici di ragioneria, perché gli assegni vanno incassati, i bonifici vanno direttamente in cassa e poi vanno svincolati e potremo avere problemi poi per quanto concerne la gestione e il monitoraggio della cassa e dei pagamenti. In teoria dovrebbero transitare su conti distinti, ma avendo noi la tesoreria unica, bisogna insomma stare un attimo attenti e capire come applicare questo strumento di semplificazione per le piccole imprese. E arriviamo alla bomba, almeno a mio modestissimo parere, che è l'articolo 95,4 lettera A, completamente riscritto. Era il comma che secondo me ci consentiva di fare gli appalti di lavori con il massimo ribasso fino a 1 milione, di fatto. Questa facoltà, a mio modestissimo parere, non c'è più e possiamo fare il massimo ribasso solo se adottiamo le procedure ordinarie che sono la procedura aperta e la procedura ristretta, e solo se appunto mettiamo a base di gara un progetto esecutivo. Io non capisco questa norma, o meglio, non ne capisco l'utilità se non prevedere un ulteriore blocco, perché come ho detto più volte, forse l'ho detto anche oggi, i progetti nascono per essere appaltati con l'offerta economica più vantaggiosa piuttosto che con il minor prezzo. E con progetti
bilanci approvati penso l'altro giorno, e quindi progetti redatti da qui a qualche settimana, pensare di dover riformulare questi progetti per cercare di trovare degli elementi passibili di essere migliorati e quindi oggetto di un'offerta economicamente più vantaggiosa, francamente mi sembra uno scenario da terza guerra mondiale. Però a me la lettura sembra chiara e purtroppo non vedo molte vie di uscita, tranne un ripensamento del legislatore con successivi interventi. Per quanto riguarda gli altri elementi, abbiamo la determinazione del tetto massimo di spesa di valore del 30% per quanto riguarda l'elemento economico nell'ambito sempre dell'offerta quindi più vantaggiosa inteso come qualità-prezzo, così come la statuizione che non possono essere oggetto di valutazione opere aggiuntive. Questo anche qui è un aspetto molto controverso nell'ambito soprattutto dei lavori, chiaramente. C'è cioè la possibilità che lasciava l'amministrazione all'operatore di offrire lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in progetto. In realtà, secondo me questo è anche corretto, effettivamente. Se bisogna migliorare quello che viene offerto, è chiaro che io valuto solo quello. Opere aggiuntive, che significa? Può essere tutto e può essere niente. Effettivamente si sarebbe aperto uno spazio di discrezionalità che non avrebbe fatto bene nella logica della razionalizzazione e anche della semplificazione. E in questo senso, ripeto, il legislatore addirittura l'ha messo nero su bianco. Abbiamo anticipato prima, lo ribadiamo, l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera non significa per l'operatore economico l'impossibilità di ribassare la stessa. Chiaramente è uno degli elementi, anzi l'elemento cardine, considerato il richiamo più volte fatto dal codice su questo aspetto, l'elemento cardine su cui basare la verifica di anomalia in caso di contestazione e di rientro nel sistema. Abbiamo parlato di anomalia, anche qui riscritti i cinque metodi che avevamo già provato ad applicare con l'entrata in vigore del codice e che ci avevano creato non pochi problemi, così come viene statuito che lo stesso calcolo non può essere effettuato, e non poteva essere diversamente, se non abbiamo almeno cinque offerte sul tavolo, perché chiaramente i risultati che vengono fuori sono del tutto incongrui. Per quanto riguarda il collaudo, anche qui reintrodotta le norme di semplificazione, anzi sono state ulteriormente alzate le soglie sotto le quali possiamo procedere a forme semplificate, sotto al milione sempre, dal milione la soglia comunitaria a scelta dell'amministrazione, così come c'è l'inciso per quanto concerne il collaudo svolto tramite colleghi dipendenti, che in questo caso il compenso non può che essere la partecipazione all'incentivo tanto vituperato. Anche sul subappalto, questo è stato uno degli articoli più controversi, penso, perché tra le varie versioni del correttivo c'è stato di tutto e di più. Si tornava al discorso del 30% calcolato sulla prevalente soltanto e quindi possibilità in teoria di subappaltare come prima tutte le scorporabili. Alla fine, anche in questo caso, con una chiusura del sistema definitiva, si ribadisce che esiste il limite esterno del 30%, a prescindere quindi dall'esistenza o meno di scorporabili. Queste qui dovranno invece essere tenute conto, si dovrà tener conto di queste chiaramente nella scelta se, qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti, se utilizzare il subappalto o qualificarsi tramite altri concorrenti in raggruppamento e quant'altro. Per le varianti sono tornate le variantine ammesse, che erano sparite dalla vecchia dicitura. Sull'incentivo, anche qui alcune riflessioni, perché se è vero che per certi versi è rimasta l'interpretazione che la riconosce anche per servizi e forniture, è il caso di guardarla con attenzione, anche perché, ripeto, per appalti molto importanti, in particolare quelli dei servizi pubblici locali, applicare questa norma a livello interno, a livello di bilancio comunale, rischia di diventare pesante. E da tenere d'occhio la prima interpretazione che è stata fatta dalla Corte dei Conti sulle autonomie sul limite dell'incentivo che rientrerebbe all'interno del tetto del salario accessorio. L'articolo 113 bis, termini di pagamento e penali. Servizi sociali, ne ha accennato la DOTA, ma chiaramente sarà oggetto di un webinar specifico, ulteriori semplificazioni, ma in realtà tenete conto che tutto il sistema comunque
va sotto il codice, c'è solo la soglia comunitaria che è chiaramente più alta, è 750 e non 209. Precisazione per quanto riguarda la somma urgenza, abbiamo l'incolumità anche privata e non solo pubblica, probabilmente il terremoto si è sentito anche a Roma e Forte. Per quanto riguarda i contratti di concessione, come diceva giustamente Claudio, partiamo dal fondo perché se no ci scordiamo che ci sono innovazioni anche da questo punto di vista. Quindi c'è una riscrittura anche nella definizione di quello che è il rischio operativo e le modalità per considerare lo stesso venuto meno, la possibilità appunto di prevedere anche non il progetto definitivo, ma altre forme, chiaramente nel project financing, altre innovazioni per quanto concerne il partenariato pubblico-privato, che può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di opera, così come il contratto di disponibilità, che può essere diciamo, avviato sulla base di un nuovo documento di progettazione, che è il capitolato prestazionale, anche questo inserito ex novo, la figura del general contractor che può essere chiaramente utilizzata solo per opere sopra 100 milioni e poi tutta la congerie della parte finale con l'eliminazione del famoso comma 2 del 211 che tanto ha fatto scrivere i giornali e addirittura ha fatto uscire il Consiglio di Stato con un comunicato stampa e non l'avevo visto mai il Consiglio di Stato, neanche pensavo che avesse un ufficio stampa, francamente. Così come il riferimento già fatto all'ANAC con le sue linee guida sui costi standard, l'entrata in vigore dei provvedimenti, importantissimo, 15 giorni, altrimenti ci troviamo come prima con i bandi ritirati il giorno dopo, e via via tutte le par la parte del regime transitorio relativo alle opere di manutenzione, alle opere di urbanizzazione, alle commissioni giudicatrici, che abbiamo le opere di urbanizzazione a scomputo e fino ad arrivare alla norma interpretativa per le gare del gas e alla possibilità per i tecnici non abilitati, ma in servizio presso la pubblica amministrazione, di continuare a firmare i progetti. Scusate la corsa fatta, ma volevo quantomeno finire ad illustrarvi tutte le novità. Chiaramente, ripeto, Claudio l'ha già detto, ci saranno poi singoli webinar di approfondimento per tutte le varie specifiche normative. No, io volevo ringraziarti per l'esposizione, per l'illustrazione che hai fatto, che è stata molto efficace, allo stato dell'arte, in base alle informazioni e a quello che abbiamo letto fino adesso. Credo che hai messo in condizione i nostri interlocutori di avere qualche riferimento maggiore rispetto a ieri sul nuovo codice degli appalti. I problemi comunque ci sono ancora e approfondiremo con dei prossimi webinar di argomenti che in qualche modo, anzi, forse sto ragionando se, se te la senti, poi vediamo un attimo, insomma, di programmare un webinar proprio sui quesiti che sono Sì, stati, sui assolutamente. quesiti, siccome sono numerosi i Sono quesiti, tantissimi. sono tantissimi i quesiti che spaziano, diciamo, su diversi aspetti. Io il prossimo focus lo farei proprio specificatamente Esclusivamente sul. sulla risposta dei quesiti, che è un modo, diciamo, credo efficace per poter entrare un po' più nello specifico. Io per il momento vi ringrazio, vi do appuntamento a domani mattina di nuovo con questo approfondimento sui metodi di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi ci lasciamo con questo impegno. Non rispondiamo oggi sui quesiti, anche perché il tempo si è concluso, ma dedicheremo da qui a brevissimo un webinar proprio sulla risposta ai quesiti che sono stati avanzati. Vi ringrazio, ringrazio la dottoressa Massi, Grazie a voi. grazie. Prego, E in bocca Francesco. al lupo, colleghi.